Allora, facciamo così, registro anche, così poi ricarico questo estratto direttamente su YouTube, perché in molti comunque mi avete chiesto tramite commenti o anche tramite messaggi come poter collegare l'account. Fondamentalmente, se voi avete un account mobile e lo volete linkare sulla vostra piattaforma Steam, lo potete fare tranquillamente, perché il gioco, così come su Android, è multipiattaforma. Quindi potete giocarlo tranquillamente sia su smartphone che anche su Steam dallo stesso account. Quindi la cosa importante è andare ovviamente dal menu nella parte iniziale del gioco, quindi non dentro il gioco. Nello stesso modo in cui bisogna caricare i dati in un qualsiasi gioco, nel menu iniziale bisogna cliccare le tre sbarre in alto a destra, che sarebbero per l'appunto le impostazioni o comunque le opzioni, e successivamente cliccare sul link data. Una volta che cliccherete sul link data, come potete notare, vi aprirà la finestra della Square Enix Members, o comunque la pagina Square Enix dove è possibile accedere con i vostri dati. Nel momento in cui voi volete accedere con i vostri dati, giustamente cliccate Square Enix Member e poi scegliete come accedere. Se avete un account di Final Fantasy XI o Final Fantasy XIV, potete tranquillamente cliccare su questo riquadro. Se non avete dei dati che comunque corrispondano a un account di Final Fantasy XI o Final Fantasy XIV, potete accedere con un qualsiasi altro social media. Io ovviamente avevo l'account Google per accedere all'account Google. Il fatto sta, o comunque il fatto vuole anche, che la mia mail Steam sia identica alla mia mail Google. Quindi se avete problemi con l'account Google e non riuscite ad entrare con l'account Google, entrate direttamente con Steam, loggate direttamente con Steam, perché con Steam l'accesso lo fa direttamente, quindi potete tranquillamente collegarvi. Se avete la stessa mail, vi stavo dicendo, con Steam di Google, potete tranquillamente loggare su Steam perché rileverà la vostra mail Google. Se avete una mail diversa da Steam e Google, fate l'accesso su Google, quindi cliccate Google e poi praticamente, come potete notare, vi apparirà la pagina. Se non riuscite ad accedere tramite questa finestra, ovvero la finestra di login iniziale, copiatevi il link, basta cliccare, copiatevi il link e apritelo su un altro browser, che può essere Google Chrome, che può essere Opera, che può essere Internet Explorer, eccetera, eccetera. Quindi lo copiate lì, effettuate l'accesso da lì. Una volta che avete effettuato l'accesso tramite l'altro browser, qui potete chiudere. Ovviamente qui mi dice che abbiamo fallito. Potete chiudere, ritornate sul link data e cliccate l'icona Steam, perché tecnicamente voi l'accesso del vostro account l'avete già fatto. Quindi di conseguenza, se ricliccate Steam nel momento in cui effettuate l'autenticazione e accedete, ora qua neanche me lo sta aprendo più addirittura, vabbè, qua proprio perché l'ho bloccato io, l'ho incasinato, però nel momento in cui farete l'accesso, cliccate su Steam e accedete, perché comunque l'accesso voi l'avete comunque fatto. Ora, sperando che qui ho mandato tutto in pappa, perché ho mandato tutto in pappa, perché l'ho chiuso dalla finestra diretta, quindi ho sfasciato tutto. Ora sicuramente non mi funzionerà, perché giustamente non mi funziona. Infatti, e tecnicamente dovrei uscire e rientrare dal gioco, perché ora giustamente mi è rimasto bloccato nella finestra Google. Giustamente, voi non fate ovviamente come me, perché fate comunque tutta la procedura. Però se io dovessi uscire dal gioco e rientrare, non dovrebbero esserci problemi. Ve lo faccio vedere giusto per sicurezza, perché magari uno poi dice però io ho fatto come hai detto tu, e poi ovviamente queste cose succedono, quindi meglio prevenire che inculare, come si suol dire. Sì, ma per favore. Ok, siamo rientrati, era un aggiornamento di Steam che mi aveva causato praticamente tutto il resto. Quindi nel momento in cui andate sul link data, una volta che avrete rifatto tutto il procedimento,
collegatevi direttamente con Steam, vi apparirà il vostro account, vi farà vedere praticamente tutto quello che c'è da farvi vedere, quindi le gemme, il vostro nome, tutto quello che è. Fate ok, quindi date il consenso per collegare l'account e poi potete tranquillamente accedere alla vostra partita. Quindi non c'è praticamente nulla di così semplice. Se potete accedere direttamente da Google, perché nel frattempo hanno detto che loro risolveranno questo problema con l'account collegato da Google eccetera eccetera, potete tranquillamente accedere e fare tutto senza fare il passaggio su Steam. Ah, vedi, ci hanno regalato i 10 ticket, perché giustamente oggi è il secondo giorno di, cioè è già come se fosse il secondo giorno essendo il login alle 9. Non so se l'audio è troppo forte, ma spero di no. Quindi andiamoci a prendere sti ticket e chiudiamo il video con sti 10 ticket. Andiamoli a pullare, forza. Vai. Andiamoli a pullare, vai. La nostra prima pull sulla versione Steam. Vediamo se mi porta bene o se mi porta male. Ecco, già Cloud non va bene. Guardate che bella la grafica! Guardate che grafica OP! Però l'audio è fortissimo. Devo sistemare l'audio. Sì, me ne sono accorto che l'audio è andato a puttane. Figurati se non shaftavo. Vabbè, niente. Ok. Va bene, viva lo shaft. Bene, direi che possiamo chiudere questo video e quindi grazie per essere stati con me.